E bella a tutti ragazzi e ragazze, e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video! Oggi ragazzi siamo qui con un video molto particolare, perché Asus mi ha inviato, come potete vedere, questi 4 pacchettoni. Quindi andremo a fare un bellissimo unboxing, dove vi darò ovviamente anche delle specifiche tecniche, appunto, di questi fantastici prodotti che, regà, fatemelo dire, sono veramente bestiali. Ovviamente sapete ragazzi che io ogni cosa che voglio provare la voglio provare su Fortnite. Quindi ragazzuoli, io prima di tutto vi ricordo che, come lo scorso video che ho fatto appunto praticamente mese scorso, vi lascio qua un codice sconto che è CoratomIS25, che vi permette appunto di avere uno sconto del 25% sulle periferiche e prodotti che appunto vi ho mostrato nei miei video. Quindi approfittatene finché lo sconto è attivo. Vi lascio ovviamente qua sotto in descrizione i link utili che vi possono servire appunto per le periferiche e per quanto riguarda lo sconto. Peraltro ragazzi, cosa molto molto importante, il prossimo video che uscirà qui sul mio canale YouTube, sempre in collaborazione con Asus, sarà un video molto particolare dove mi servirete proprio voi e voi ne farete proprio parte di quel video. Quindi mi raccomando ragazzi, preparatevi perché ci divertiremo veramente tantissimo insieme. Non vedo l'ora. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito al piccolo unboxing. Bene ragazzi, direi di cominciare con il nostro fantastico tappetino che è il ROG Scabbard 2. Quindi andiamo. Ok, ci siamo. Allora ragazzi, qua abbiamo il nostro tappetino che è veramente bestiale. Questo tappetino l'ho già utilizzato in precedenza. Ora vi faccio vedere bene come è messo sulla scrivania. Eccoci ragazzi, qua siamo con il nostro bellissimo ROG Scabbard 2, che come vedete è una grandissima figata, intanto a parte del design. Vado a parlare appunto di alcune particolarità di questo tappetino, che è proprio quello che va ad offrire intanto un ampio spazio appunto per la nostra tastiera e per il nostro mouse, perché appunto è un mousepad XXL. E poi l'altra cosa molto importante è appunto il suo tessuto, perché ha un tessuto super resistente con un nano rivestimento di livello appunto militare che va proprio a respingere l'acqua, l'olio e la polvere, proprio per permetterci appunto di avere una superficie del mouse estremamente scorrevole, sempre e comunque. Ora passiamo ragazzi alla tastiera, che è una figata pazzesca. Quindi let's go! Eccoci qua ragazzi, siamo qua con la nostra tastierona, quindi ora cambiamo nuovamente scena. Ed eccoci qua ragazzi con la nostra bellissima Asus ROG Strix Flare 2 Animate. Come vedete è una tastiera bellissima. Abbiamo qua un display LED che possiamo modificare a nostra scelta. Qui abbiamo ovviamente anche tutti quanti i tasti appunto per modificare il volume. Come vedete si modifica anche il LED lì, ci fa vedere appunto che il volume si alza o si abbassa. Abbiamo ovviamente anche un poggia polsi che è super bello, peraltro con un diffusore di luce. E in più ragazzi, un'altra cosa fondamentale di questa tastiera è quella che appunto si possono andare proprio a modificare gli switch che si trovano appunto sotto ogni tipo di pulsante della tastiera. Ovviamente questa è una tastiera meccanica e ci sono diversi tipi di switch che si possono appunto modificare. E ora ragazzi passiamo al primo mouse di oggi, quindi let's go! Ok ragazzi, ci siamo qui con il ROG Chakra Mix e ora vi faccio vedere meglio le sue caratteristiche, cosa c'è all'interno del pacchettino, quindi cambiamo scena. Ed eccoci qua ragazzi con il nostro mouse in questione, il Chakram X, ecco come si presenta. Qui abbiamo ovviamente anche la nostra confezione che andiamo ad aprire per vedere cosa c'è al suo interno. E come vedete abbiamo tantissimi gadget. Questi ragazzi appunto sono le sostituzioni per quanto riguarda l'analogico, perché questo mouse presenta un analogico che appunto ci dà la possibilità di utilizzarlo proprio per rendere il nostro mouse come un vero e proprio joystick, quindi per alcuni tipi di videogiochi questa cosa è super super comoda. Inoltre su questo mouse abbiamo una tripla connessione, ovvero che possiamo andare a collegare il nostro mouse in maniera wireless, bluetooth oppure via cavo. Ci basterà appunto inserire ovviamente questo pennetto USB, che è per renderlo ovviamente wireless o bluetooth, perché io preferisco ovviamente in maniera wireless, e così possiamo decidere come vogliamo connettere il nostro mouse. Questo mouse presenta un sensore ottico che è il ROG Aimpoint, che è un next gen e arriva fino a 36.000 dpi con 8000 Hz di polling rate, per avere una precisione nei videogiochi assolutamente pazzesca. Inoltre ragazzi, un'altra particolarità è quella di andare a sostituire appunto questi switch, che sono appunto i pin meccanici all'interno appunto del mouse. Questo appunto è un 3 pin, in modo tale che possiamo andare a capire se vogliamo un pin un pochino con più forza o un pochino più leggero, oltre al fatto che ovviamente questo ci fa a permettere di far durare il nostro mouse ancora più a lungo. E ora ragazzi passiamo all'ultimo mouse di oggi, che è il ROG Gladius 3 Wire. Quindi let's go. Ok, ci siamo. Andiamo ragazzi a vedere più nel dettaglio questo mouse, quindi cambiamo scena. Ed ecco ragazzi come si presenta il Gladius 3 Wireless, è bellissimo. Vi faccio vedere anche l'interno della confezione. Troviamo anche qui come ROG Chakra Mix i pin switchabili, eccoli qua,
appunto i tre pin per i click. E ovviamente possiamo connettere anche questo mouse in tre modi. Abbiamo la modalità wireless, la modalità bluetooth e la modalità cavo. Qua abbiamo appunto il cavo e invece qua sotto c'è appunto la pennetta USB da andare a connettere ovviamente al nostro computer. Bene ragazzi, detto ciò, fatto l'unboxing, direi di andare a provare queste periferiche appunto su Fortnite, anche perché Rogue ha creato una mappa proprio come abbiamo visto la scorsa volta nel video. Quindi signori, let's go su Fortnite. Bene ragazzi, siamo finalmente in partita, direi di buttarci subito a crocevia così almeno andiamo a fare un po' di fight. Peraltro non so se ve ne siete accorti, ma vi ho messo anche la handcam così che potete vedere appunto le periferie che sto utilizzando. Ovviamente ho la tastiera nuova, il tappetino del mouse nuovo e ovviamente anche il mouse. In questo caso sto utilizzando il Gladius 3 wireless, ovviamente in modalità wireless, perché ragazzi non prendiamoci in giro, le cose cablate sinceramente minore le cose wireless, quindi wireless tutta la vita signori. Andiamo, nella speranza che sia contest, vedo forse 3-4 paracaduti, quindi grazie al cielo possiamo fightare un minimo, perché ho voglia di sparare questa sera, avete capito? Allora, vediamo un po', che arma è questa qua? Scaracca? Ok, vediamo lo scaracchino, facciamo così. Pum pim pam pim pum pim pum pum. Pum 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 pum. Ok. Dove sta andando questo? Beh, volevi scappare? Non ce l'hai fatta. Signori, che headshot col barretto. Tutto merito ragazzi, il nuovo mouse c'ha una precisione raga fenomenale. Mamma mia. Beh, Martina poi col cecchino non demorde mai e non delude mai. Al 180 per voi raga. Mamma mia. Attenzione. Ok, questo se ne va a casuccia alle 4:30 di domani. Arrivederci. Ciao bambolotto. Alta preda, signori, abbattuta con estremo successo. Ora andiamo al next. Ma oh raga, cecchino tutti ormai, basta, cioè. Tra headshot e quickscope qua ormai si vola. Capisco tutto, mi sei scappato 40 volte, però fino a una certa, nel senso, basta. Questo qua è morto, raga, consideratelo morto. Consideratelo già morto. Consideratelo già morto! Guardate che c'ha sto cane. No, raga, è one shot. Non ci credo. Camperavi qua sopra, ma diciamo che non hai fatto una bella fine, bello mio. Raga, faccio solo headshot comunque sta partita. Faccio veramente paura, vi giuro. Oh, hanno pro gamer. Ma come si chiamavano questo? Ma in che senso, però? Ok, via uno. Vabbè raga, faccio solo cecchinate. Cioè, faccio solo cecchinate sto game. Io rompo tutta la casa, raga, non mi interessa. E vabbè, cecchino tutti, raga, assurdo. Ok, last one, ragazzi, uno contro uno. One versus one situation. Ed è l'ultimo che sta qua nella casetta, ragazzi, è lui. Raga, ma sono... sono la queen dello sniper, del Barrett. Ma di cosa stiamo parlando, raga? Ma di cosa stiamo parlando? Ho fatto solo cecchinate. Headshot body, headshot body. Cioè, 4200 danni. L'ho fatti praticamente 3000 forse solo di sniper. Cioè, no, 3000 no, però. Insomma, ne ho fatti tantissimi. Raga, una bomba, veramente. Giocando con le nuove periferiche di Asus ROG sono micidiali. Mi sono trovata subito bene, come avete visto, d'altronde. Tanta roba, raga. Tanta, tanta roba. Ed eccoci qui ragazzi nella mappa che ha creato Asus ROG proprio per andare a testare le varie periferiche. Ve l'avevo già fatta vedere anche nel primo video che ho pubblicato esattamente qualche mese fa. E vi lascio ovviamente il codice della mappa se volete appunto provarla, specialmente se avete appunto le periferiche di Asus, per andare proprio a testare i vari livelli con le periferiche. Trovate il codice comunque qua sopra come potete vedere. Questo per esempio ragazzi è il livello per quanto riguarda la tastiera che stiamo utilizzando attualmente. Molto molto semplice, ma è appunto per andare a provare la velocità della tastiera e ovviamente i LED anche che cambiano. Quindi sì ragazzi, vi lascio quel codice della mappa se volete provarla.
Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo fantastico video, io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo ragazzi che vi lascio qui il codice sconto CROATOMIS25 per avere lo sconto del 25% sui prodotti che trovate qui sotto ovviamente in descrizione. Quindi io spero che vi sia piaciuto ragazzi, belli, abbiamo fatto oggi un bellissimo unboxing, una bellissima partita, abbiamo testato anche le nuove periferiche. Devo dire tanta roba, qualità come sempre di Asus ROG, sempre 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 eccezionale. Ciao ragazzi, mi raccomando, se pollicciate questo video più non posso, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, iscrivetevi al canale e noi ci rivecchiamo ovviamente in un prossimo video. Quindi ragazzi, belli, dalla vostra CROATOMIS è tutto. Bella a tutti ragazzi.